Ho 30 anni e questo è un problema, perché la giovinezza in Italia è una sorta di premessa all'ontologia. Parlandovi, io scrittore di giovane età, vi dovrei parlare innanzitutto da giovane e non da scrittore. Ma il fattore biografico può anche essere uno sguardo consapevolmente diverso su quanto è accaduto e su quanto sta accadendo. La storia terminale di questo paese si confonde con l'inizio della mia vita adulta. La mia voce potrebbe dunque suonare diversa rispetto a quella di tanti altri, quantomeno perché priva di nostalgia. A un giovane oggi, il regno del rimpianto è precluso da sempre. Gli ultimi 20 anni ci hanno precipitati in una crisi profonda alla velocità del buio, una crisi cognitiva, uno strappo nel tessuto della verità e dell'argomentazione razionale. Il berlusconismo, secondo me, non è conseguenza di un DNA immutabile, l'esito degenere di un'italianità geneticamente determinata. È figlio di una lunga storia, vecchia almeno di 150 anni, che possiamo raccontare in modo diverso. Per questo è necessario che io scriva ora, non perché ne sappia più degli altri, ma perché voglio che queste siano righe precise e feroci, piene di urgenza. Piero Gobetti è lo spirito guida di questo libro. Lui si augurava sempre che i suoi lettori non fossero tali, bensì collaboratori. Non voleva, insomma, spettatori passivi del suo ricamo concettuale. Non voleva che la rabbia e l'immedesimazione terminassero a pagina chiusa. Bene, nemmeno io.